Ciao bambini, allora bambini, ragazzi, bambini ormai non siete più. Allora, come diceva Roberto, che ha parlato di queste tre storie di Davide appunto consacrato re di Israele, di Davide che ha sconfitto Golia e di Davide che ha tradito un amico per conquistare la donna del suo amico. Ecco, quello che io volevo fare non era tanto spiegarvi di nuovo le storie, ma farvi riflettere su cosa da queste storie noi possiamo cogliere per la nostra vita. Allora, per quanto riguarda invece la prima storia, cioè Davide scelto come re di Israele, la domanda che io vi pongo, o meglio, quello su cui vorrei farvi riflettere è questo. Se avete mai nella vostra vita, fino ad oggi, pensato o immaginato che Dio stia pensando a qualcosa per voi, a qualcosa di grande, a qualche progetto di vita, diciamo che adesso è ancora presto, siete ancora giovani, però pensate mai che Dio possa avere per voi qualcosa che ancora magari non riuscite a capire? Vi fidate di Dio? Vi sentite all'altezza di essere scelti per un progetto di vita, per qualcosa di bello. Invece, per quanto riguarda l'episodio di Davide che sconfigge Golia, questo soldato grande, molto forte, io quello che vi volevo chiedere e su cui volevo farvi riflettere è se nella vostra vita, nelle vostre situazioni di ogni giorno, a scuola, a casa, con gli amici, avete mai incontrato qualche difficoltà che ritenevate grande, una difficoltà magari anche difficile da superare, e poi invece avete trovato la forza, avete trovato il coraggio, anche chiedendo aiuto, di superare questo problema, magari ai vostri genitori, ai vostri insegnanti, ai vostri catechisti. Siete mai riusciti quindi, con l'aiuto anche di persone vicine a voi, a superare questi problemi che ritenevate magari troppo grandi, troppo difficili da superare, o vi siete scoraggiati e avete quindi deciso, pensato che non eravate all'altezza? Ecco, provate a pensare a questo e magari pensando anche a qualcosa di concreto che è avvenuto nella vostra vita. Per quanto invece riguarda l'ultimo episodio di Davide, che è anche quello un po' più difficile da capire, dove Davide tradisce il suo amico per conquistare la donna del suo amico, quindi facendolo morire. Se parlo per me, ci sono tanti episodi della mia vita in cui mi sono sentito in colpa per aver fatto qualcosa di male o aver fatto soffrire qualcuno. E quello che io volevo chiedere a voi, c'è qualcuno in particolare nella vostra vita che avete fatto soffrire o che avete trattato male o che avete anche imbrogliato, ingannato per poter trarre dei vantaggi per voi? E se questo c'è stato, come avete poi pensato di rimediare? Come avete pensato di diciamo, trovare con questa persona, di ricostituire un rapporto di amicizia, un rapporto di buona convivenza? Ecco, queste sarebbero delle domande interessanti alle quali potete pensare e che possono esservi anche utili oggi, ma anche nella vostra vita di domani. Ecco, con questo concludiamo, nella speranza che prima o poi riusciamo a vederci. Non so se questo sarà possibile, però noi speriamo, ci crediamo, e a nome di mio e di Roberto vi saluto per questa settimana e ci rivediamo, rimandiamo alla prossima. Ciao! Ciao!